Un solo gol, ma il Noto avrebbe potuto dilagare. Vince di misura la squadra granata contro un Savoia che non ha mai tirato in porta. Gara dominata dai padroni di casa alla quinta vittoria consecutiva. Primo tempo a senso unico, in campo c'è solo il Noto che comincia il suo tiro al bersaglio al quinto con un destro di Troiano da fuori parato a terra da Vitiello. Quattro minuti dopo, cross da destra di Nigro per Conti che calcia a botta sicura ma non inquadra lo specchio della porta. Al sedicesimo Pignatta controlla e tira da posizione leggermente defilata, Vitiello si oppone in tuffo. Occasionissima al ventiduesimo quando Troiano innesca Trimarco che da ottima posizione calcia forte trovando ancora l'opposizione dell'ottimo portiere del Savoia. Si gioca solo nella metà campo bianconera e al ventinovesimo il Noto va ancora al tiro con Esposito che dalla media distanza non trova la porta per questione di centimetri. L'occasione più clamorosa del primo tempo viene però sprecata al 45esimo da Torcivia che servito in verticale da Merito si presenta solo davanti al portiere che ancora una volta gli sbarra la strada. In avvio di ripresa la squadra di Betta trova il gol della vittoria. È il sesto quando Troiano imbecca Torcivia che in aria controlla e poi batte l'incolpevole Vitiello. Ci si attende la reazione degli ospiti ed invece la fisionomia del match non cambia. Il Noto sfiora il raddoppio al decimo quando Merito calcia al volo spedendo la palla fuori di poco. Al 17esimo angolo di Troiano per Astarita che spreca ancora calciando sul fondo. Al 38esimo cross di Torcivia per Merito che di testa indirizza al lato da pochi passi. Savoia non pervenuto, ultima opportunità del match al 49esimo quando Torcivia scheggia la traversa con un tiro da fuori aria. Per il Noto sono altri tre punti pesanti nella corsa verso la salvezza.